Questo è un millesimato che, come diceva Carlo, prende le uve della Val di Cembra, che è quindi l'altitudine più elevata. Cos'è che consente di fare l'altitudine? Al di là degli sbalzi termici, quindi gli aromi sono più intensi, ma permette di andare più lunghi con la raccolta. Quando lo Chardonnay, comunque capite bene che quando si va a assaggiare prodotti francesi oltre Alpe, a volte sono dei Chardonnay raccolti a metà settembre, fine settembre. Qui bisogna cominciare a raccogliere dal 15 agosto. Siamo sullo stesso emisfero, l'uva è la stessa, è ovvio che quando c'è un mese di differenza la maturità si sente. In Italia ogni giorno, ogni settimana, ogni ora che si riesce a mantenere l'uva Chardonnay sulla pianta si acquista in gusto e in sapore. Quindi in Val di Cembra si riesce ad avere comunque più acidità ma anche più maturità di frutto. Per evitare il dosaggio è ovvio che c'è bisogno di tanto tempo sui lieviti, come in questo caso 60 mesi, e poi che in bottiglia il prodotto abbia. Questo io l'ho assaggiato una volta 6 mesi fa, o forse un anno fa, era un prodotto che doveva uscire perché appunto non, il mercato lo chiedeva, ma effettivamente era un po' crudo come evoluzione. Oggi invece, e tenete conto che dal 2012 in Italia, dopo il 2008 in generale, che è un'annata grandiosa per le bollicine in tutta Europa, l'annata dopo grandiosa sarà proprio la 2012, quindi un'annata dove si è avuta una bella alternanza, un bel clima, maturazioni belle senza perdita d'acidità. Quindi anche in questo caso sentite qui lo Chardonnay, quello che era limone o lime diventa cedro, oppure note sensazioni candite, è la stessa nota che si evolve, e poi anche le interazioni con la crosta di pane, con i lieviti sono più ricche, hanno più spessore. Si affaccia note di miele, delle note di fico maturo, un po' di melone di pane e altre note un po' speziate, quasi un po' più balsamiche, più mentolate, un po' il pepe bianco, il musk. Quando andiamo a assaggiarlo si vede che la sensazione del padosè effettivamente si sente, la gessosità e l'aggressività di questa bollicina è abbastanza palpabile. Questo è un po' più difficile vederlo da solo, qui effettivamente almeno in questa fase ci vuole qualche abbinamento, qualche nota un po' più grassosa, oleosa nel piatto che ci permetta di bilanciare questa grande carica acida. Però sentite che la lunghezza del frutto, la sensazione di sapore c'è e rimane molto. Abbiamo bisogno di bilanciare l'acidità, ma quello insomma adesso ci sarà la faraona e vedete che e gli altri piatti che saranno in grado di stare dietro. Questo è un classico bollicina, per quanto elegante e strutturata, però che ha bisogno in questa fase di qualcosa nel piatto. Però ecco, l'equilibrio secondo me è molto molto interessante, quindi grande acidità, grande maturità di frutto e questo tempo sui lieviti che gli rende giustizia. Bisogna metterci l'uva giusta, perché 5 anni sui lieviti sono tanti. Se ci metto l'uva, la stessa uva che finisce nel 51-51, sarebbe un vino un po' sfibrato, sarebbe, non l'avvertiremmo tutta questa, soprattutto le note rotonde, sarebbe troppo ossidato e sarebbero rotonde, ma sarebbero anche di stanchezza. Invece in questo caso si ottiene un mix di vino ricco, speziato, complesso, senza che cada l'acidità, e quindi questo è l'idea del millesimato. Questo lo incarna molto bene, quello che le persone, un vino importante ma che si mantenga molto fresco e che soprattutto abbia un potenziale evolutivo in bottiglia notevole. Quando si riescono a tenere queste bottiglie non bisogna, e non si vendono, non si affretta di venderle, ecco, secondo me si hanno dei risultati veramente straordinari in Trentino. Buon proseguimento. Grazie.